gameplay è rimasto che avevo proseguito in quella grotta e ero guarito e mi ero fermato qui. Quindi ragazzi, adesso d'ora in poi appunto vado avanti dritto all'obiettivo, nel personaggio in cui andiamo in aiuto. Allora, dai, parlo con questa bacucca. Incredibile! Finalmente incontro un indigeno da questa sparita isola. Presto, il mio taccuino, questa scoperta mi rende ricca e famosa. Oh no, sei ancora tu. Grazie all'accoglienza, sai? Ho delle novità. Ho fatto una scoperta davvero interessante. Oh, di che si tratta? Pare che da questa parte, su questa isola, si trovi una porta misteriosa. Ma non è tutto. Ho il fondato sospetto che dietro ad essa si cede qualcosa. Qualcosa di assolutamente incredibile. Poi mi davano perché stiamo oscillando come dei pendoli. Mi sta venendo la nausea. Come dei pendoli. Vabbè ragazzi, io vado qua. Dovrebbe essere l'obiettivo della... Anzi, senza dovrebbe. Siamo in spiaggia, ragazzi. Il viaggio dipende. Sciapa, sa un sacco di cose. Proprio il luogo che ci vorrebbe in questo periodo. Il mare. No, io. Ci hanno dato molta esperienza. Sciapa. No, ci hanno dato moneta. E questi 2 punti, buona esperienza. Hai mangiato della sciapa? No, non credo. Grande vuota. Che sverga. E faccio così. Anche massa, una vuota. 6 punti di salute, 1 punto di magia, 1 velocità, 2 difesa, 3 attacco. 985 monete, sempre sciapa. 2 mocha cotta, proprietà rara e 1010 monete. Dum de dum. Mi chiedo cosa faccio ora con la persona che abbiamo aiutato. Allora, visto che c'è sto pezzo di... Vabbè, affanculo, va. Dai, fatemene anche un po' di mani. Non mi lascia qua. Allora, sto salvo, mash, frufo e 1080 monete. Finalmente.
Raggiunge livello 25 per la classe guerriera. Aia. Dio bom, che sta male adesso. Pore vuota, Dio bom. Dio bom. Capisco che sono a questo punto qua, sono tutti male, Dio bom. Che due coglioni. E anche prima di incontrare il duca del male. Tieni Gilles. Magno mio. Una segreta. Segreta ancora. Usamento di tre statistiche. La difesa. Vediamo un po'. Cambio circolare. Ok. Giallo ancora no, verde, ti sta bene, azzurrino, blu scuro, rosa, beige, rossa, nera, faccio verde dai, passate più tempo di difesa, menone, e si aggiunge Gilda, aumenta da 1025 punti il parametro difesa di un mi tramite il cibo. Vai. È lì in quel punto lì. Mi viaggio a riprendi. Ho visto quel mostro nel mio libro a scuola, di scuola. Allora, vado di qua. Quanto sei te? Dai, un po' io ti sarebbe. No. Mi sbarra quasi 300 di danno. Temo che domani mattina si deve cacciare. Mi dà una punta esperienza. Angelo. Lo sto salvo, 300 monete. Ho la batteria carichissima. Felice sentirlo. Sì. Sì. Già che gli ha salvato sciapa. Dio buono. Il banco arriva. Siamo andati a 1900. Effetto. Si è passato di livello.
4 potenza di 3 punti magia, 2 città, 1 difesa, 4 magia in attacco. Abilità barriera. Erige una barriera davanti a sé per ridurre i danni subiti. 1180 punti di esperienza, gilla. Carica un pollo, 1880 monete. Passare inutile. Non abbiamo mai il tesorino. Però Gorilla Tain Biscottartin delizia su tutti i rari. Dai. Ottimo, roba non. Viaggiare è molto istruttiva. Ma non avrà te mezzo le balle. Fantastico, ragazzi. Il potere più potente passa da 640 a 660. Il potere più maggiore più potente passa da 80 a 300. La gratitudine di chi è salvato mi dà tutto il potere. Mentre il top di classe non fa di speranza nella notte. Ora conto per tutti i rimastri. La hotel di questa ricompensa a 4950 litri. Ora te la fai. Non sono cammino. Bene. Sciacqua e gilla. Livello 5 di conoscenti, elogio. E per i complimenti non è altro, sapere che ce l'avessi fatta. Mi sa bene? Sveglia. Allora, questo agile. Ha fatto schifo. Akira. Mi piace da morire, perfetto. A me fa schifo. Gene. La magia. Mi fa schifo. Mi fa bene. Tieni chile. Ok. Ecco. Ok. Basta. Ok. Se cazzo inserite a cazzo camice eroico non posso, andiamo avanti con la tignola. Ecco qua, in viaggio riprende. Snake sa un sacco di cose. Non è che male, so. Scherzo. Quindi questo posto sarebbe l'isola Garapasso? Ah, che bello. Imparare qualcosa di nuovo. Ecco, invece cosa ne va. Eh? Non so niente. Eccolo il mostro, ragazzi. Andiamo su Linda. Oh, ma come imbarra sul polipetto. Allora, vamos. Allora, cosa fa? Non si trova le orecchie. Guarda, scrive. Madonna, scusate. Madonna. Per levare sto cavo di mosso, di insetto, zaccano. Allora. Scusate un attimo. Eccoci qui, ragazzi, scusate, vabbè, dove cercare un insetto sputa nello schermo.
senza volerlo ovviamente. Ancora coglioni si insetti, va. Allora ci resta da preparare. Quanto schiacchi. Adesso macchina. Andò. Bene. Ci ha lavato, ragazzi. Direi che è fatto un gamasso. Perfetto. Salveva la gilda. 4 punti salute, 3 punti magia, 2 città, 1 difesa, 4 magie e 2 attack. 5.250 punti esperienza. Sempre la gilda, ovviamente. Astracibularo. Va bene. Ecco il tuo viso. Interessante. Ecco come ci si sente quando ti portano via le braccia. Nessuno me l'ha mai scritta nei libri. Ora posso dire di aver visto il mondo sotto una nuova luce. E ho tenuto corna eroiche. Oh, però. Per chi? Corna eroiche. Forse Mr. B? Questi dì non si addicono a nulla. Gil no. Che cavolo, sciappa? No. Kira? Bianca? Vuota? Bianca per me? Che palle! Corna eroiche. Non la metto a nessuno? Allora vendo, scusa. Ecco. Ah, con le schede. Dovrò lasciare per scritto la mia esperienza. Dov'è il mio quaderno? Se va così. Ecco, mi ha dato la missione di Rosa Linda. Bene, ragazzi. E adesso vedo gli altri. Sono arrivati anche altri, ragazzi. E vediamo che palle. Chi è che sta male? Mi sta bene. E guarda, si è preso. Ciao, guarda. Sono andati lì, stavo dicendo, ne sono andati altri ad abitanti a viaggiare là. Continuano a arrivarne. Tieni chiaretta. Vediamo se ti piace. Ti piace. E questo, tieni mi dico guarda, bentornato. Ti ho fatto schifo, ma ti ho dato dei bei risultati. Benone. Allora, tieni Jill, camice eroico. Proprio così. 4 punti più di difesa. Dai, con la legna. Resto per sciapa, non penso che mi bastino, appunto. Andiamo avanti con la legna. Sempre con la legna. Ok. Novità, non mi interessa. C'è questo, beh lei l'ha già. Come immaginai, i libri non possono insegnare tutto. Vuoi che Rosalina si unisca al gruppo? Ma perché? Dico io. Poi c'è sta bimba minchia. C'è il Cindy. E c'è lei qua, no? C'è sto qua. Che cazzo non sai, ti ripeto. Consegna.
Facile. Cosa vorrà sto qua? Vediamo cosa dice questa stupidella qua. Vampira canterina. E tu? Sì, dico a te. Senti questa storiella. Devi sapere che io ho un bel mangiero. Purtroppo però è stato occupato da un mostro. E come se non bastasse, non è mica un mostro qualsiasi. È un fantasma. Tra non so da pronunciare quella parola. Per questo avrei un favore da chiederti. Potresti schiacciare il fantasma nella mia maniera? Va bene. Facciamo lei, ragazzi, come preventivato. Bene, hai coraggio da vendere. Forse è meglio che ti accompagni. Sai com'è, botto toccando con il male. Ma che figata di costume che c'è, Dark. Bello, bello. Dove? A Stramboni, ragazzi. Dov'è che devo andare? Sì. È che non mi ricordo. Perfetto. Top, ragazzi. Se è così, è easy easy. Guarda sto maniero. Maniero macabro. Sa di Luigi Mansion qua. Mario? Luigi, il viaggio riprende. Che musichetta. Sono una parte essenziale del gruppo. Sul serio? Bella musichetta, ragazzi. Ci sta proprio. Hai una bella voce, Shepa. Tesorino. Succo di cactus raro. Vale. Scendi a profumino. Fin qua tutto bene. Attenzione, parla per te. Dai su, calmatevi. Scusami. No, è colpa mia. L'incidente è chiuso. Grazie, Kira. Primo bambino in giù, lei. Sapevo che l'avessi detto. Vediamo un po' che mostri ci sono. Che scheletrate, ragazzi. Dai io. A posto così. Ho già fatto monete. Quanto sei di te? Musichetta azzeccata proprio, ragazzi. Non mi fate smire, ragazzi. Neanche malefici, devo dire. Dai. Fantastico. Perfetto. Che massa, sono sotto livello. Sei pronto a salute, se potete mangiare la difesa, non mangi un attacco. Tartare battuta. Il corso è andato a morte. Bello il maniero, fatto proprio bene. A Luigi Mansion proprio. Rende proprio l'idea.
Livello 13, forte simpatia. Vabbè. È la mia gretta. Mangi il cactus. Mi sei preso le fisse. Gretta, tieni. Ti è piaciuto? Ottimo. Vediamo se... No, non posso comprare un cazzo. È la partita sesso carta provincia. Sono qui per regalare 3.000 monete che comunque è scappato a me. Fammi di cosa è capace. Una partita cosa sto mancando. Solo una, eh? Così mi piace. Forza, preparati. Sasso. T'ho inculato. Oh, ma l'hai fatto. Come promesso, ecco quello di compensare 3.000 monete. Anche se, dimmi un po', ti hanno abilato a copiare la capitale. Non vuole fare pressione, ma potenzio dalla vincita per rinunciare alla sorte. Se vinci di nuovo contro di me, ti aspetto una bottiglia insieme alla monete. Che ne pensi? È una buona idea? No. Capisco, meglio un nuovo oggi che una collina domani. D'accordo, allora vedi pure la tua compensa e alla prossima. Sì. Arrivederci. Ok. E levati dalle balle anche a te. Andiamo con la... con la tigna. E più avanti, ragazzi. Mi piace riprendi. Quanto manca, quanto manca? Restiamo con i piedi per terra. Non puoi in piedi, non puoi. Bravissima sciapa. Libera 29, intesa del sottilibro. Un buon collega. Biscottartino, allora, quanto ci sono 50 monete? Ora batte una batteria caratissima. Una tesorone. Contenuto camice che muove. Pargillo. Però, 7 punti più di difesa. L'arancia. Un giallo un po' più scuro, un lime. Vai con lo lime. Dai. Ottieni 20 modelli diversi da vestire per chiedere agli scienziati. Iwata, svegliati. Non è ora di dormire. E Iwata cerca chi? Cerca Kira. E ora farò l'imitazione di Jill. Crepati. Sei uguale. Crepati. Ah, ragazzi, sette parole vengono solo a me. Tieni un mitico vata. Perfetto. Andiamo a scrivere giusto all'obiettivo.
Eccoci, ragazzi. Il viaggio riprende. Guarda che siamo in ballo, dobbiamo ballare. Ho voglia di stiracchiare le gambe. Che carina. Ah, il fantasma. Prendiamolo. E secchiamolo. Vamos. Che sveglia. Un po' solo. Ah, vai. Niente, proprio di meno che uno scheletrino. Direi che ho fatto, no? Non era un fantasma, uno scheletro. Papero strego raro. Che paura ho avuto. Ma grazie a te il fantasma è sparito. Vediamo, come potrei ricompensarti? Eh sì, vedi, questo è un tesoro di famiglia. Ma te la sei meritato. E ha tenuto un amuleto pipistrello. Contatto di sonora. Arrivederci. Arrivederci. È stato bello. Ecco, potrò la missione di Rinne. Il maniero e la colonna sonora, bellissimi. Veramente. Livello 6, già simpatia. Mamma amica, aiuti un alleato nella sua prossima azione, aumentando l'effetto. La moto pistola ha cominciato a brillare. Potere divino. Wow. Potere vampiresco attivato. Ora puoi cambiare la tua classe in quella dei vampiri. Che figo. Ma dai. A quanto pare hai svegliato un nuovo potere. Grazie a esso ora potrai scegliere la classe dei vampiri. Ma che figo. Il potere dei non morti è nelle tue mani. Usalo saggiamente. Ma che figo, ragazzi. Ora puoi scegliere la classe vampiro. Puoi chiamare la classe senza una persona dopo la mano. Beh, che cosa stai aspettando? Che figo, ragazzi. Troppo figo. E chi l'avrà mai detto una cosa del genere? Vieni, sciapa, va. Andiamo su Tapiase. Tapiase. Bene, ragazzi. Dopo questa novità interessante che non mi aspettavo, questo gameplay finisce qui e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.